Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buonasera. Volevo chiederti, ti aspettavi in forti così facilmente, così in breve tempo, questa squadra? Cioè sei arrivato, sei entrato in campo? Ah, sono venuto qua con ambizioni importanti, perché comunque vengo in una squadra, in una piazza molto, molto forte, e sono venuto qui per dare un contributo alla squadra. Poi sicuramente cerco di dare il mio meglio negli allenamenti e di aiutare la squadra. Poi il mister mi ha dato subito fiducia e sono contento. Piano piano li conoscerò meglio e sicuramente farò meglio. C'è, ti abbiamo visto in diversi ruoli sabato scorso, quasi da regista, insomma, da centrocampista centrale. Ce n'è uno nel quale ti trovi meglio, ti adatti meglio, ti piace di più? No, il mio ruolo a centrocampo può essere da intermedio, da interno sinistro, interno destro, o anche come regista. Per me non fa differenza, dipende dal mister, da dove mi vuole schierare, in caso ci sia la possibilità di fare regista lo faccio volentieri, perché comunque è un ruolo che a me piace. Però sicuramente io mi vedo come interno di centrocampo, di spinta, però anche il regista è un ruolo che faccio molto volentieri. L'ultima si dice sempre il Palermo cerca un regista, avrebbe bisogno di un regista, tu stai dimostrando, lo stato col Varese, insomma, che tutto sommato ce l'hai in casa. Ma dipende, il mister vede gli allenamenti durante la settimana, prova tutti i centrocampisti, quindi chi sta a lui aspetta la decisione. Poi questo qui io mi tengo sempre pronto per fare qualsiasi ruolo, anche difesa, cioè attacco, e quindi cerco di dare il massimo, poi sta il mister a decidere. Gazzetta dello Sport in Italia. Sì, ciao. La sensazione che però io ho tratto è che tu ti trovi bene gli inserimenti in lista, cioè attacchi molto lo spazio, cioè la mezzala forse è il ruolo in cui tu ti rendi più pericoloso. Sì, sì, è quello che ho detto prima, di attaccare lo spazio senza palla e trovarmi magari a tu per tu con il portiere avversario. Però appunto se il mister trova, ha delle necessità anche in altri ruoli, faccio anche altri. Avete giocato un po' con tanti tipi di centrocampo, tra il centrocampo a 5 che ha dato i suoi risultati a Siena e quello a 3 che hai fatto eventualmente a 4, cosa cambia nei movimenti? Perché comunque questa squadra ha trovato una sua solidità, quello che manca forse è la proposizione. In che cos'è che dovete migliorare? Dobbiamo migliorare i movimenti senza palla, a partire dagli attaccanti e a finire ai difensori, perché comunque ci dobbiamo muovere tutti insieme, dobbiamo attaccare lo spazio in avanti, quello che ci chiede il mister. E i movimenti sono sempre gli stessi, perché comunque la squadra sta trovando piano piano una sua identità. Ora cercheremo di migliorare con il gioco, ma sicuramente ci stiamo conoscendo meglio giorno dopo giorno e sicuramente faremo meglio dalle prossime partite, a partire con l'Avellino. Riccardo Gatto, Sun News. Ciao. Ciao. Volevo chiederti qual è il segreto secondo te di Iachini in queste prime partite e poi togliere il ritiro con Ludi Garcia con la Roma. È l'allenatore un po' del momento in Italia. Che tipo di allenatore è? Se poi dicevo che è dentro scena, ci puoi raccontare. Il mister Iachini sicuramente ci dà forza, ci dà molto coraggio, soprattutto quando sbagliamo ci dice di continuare, di provarci, di riprovarci, perché finché non funziona, perché comunque questa squadra le qualità ce l'ha, e quindi di provarci e di continuare. Invece la seconda risposta, quella di Garcia, è un bravo allenatore, lo sta dimostrando, quindi non voglio dire altro, perché comunque adesso sto a Palermo, quindi preferisco parlare del Palermo invece della Roma. Anfuso CTS e poi Elia TGS. Andrea, il direttore sulla settimana si è un po' rammaricato per aver chiuso solo in prestito, ha detto non c'era la possibilità di prenderlo solo in prestito.
Volevo chiedere quanto vedi nel futuro, insomma, nel tuo futuro, insomma, restare qui o comunque crescere, continuare a crescere qui in Rosanero, e come ti vedi fra un paio d'anni? Sono venuto qui a Palermo, come ho detto, è una piazza importante, il gruppo mi ha accolto subito benissimo. E mi hanno fatto sentire subito a casa, mi stanno facendo sentire a proprio agio, quindi li ringrazio. Adesso penso solamente a quest'anno e di fare bene quest'anno per portare il Palermo al proprio posto, che è la Serie A. Poi per gli altri anni si vedrà, perché comunque c'è tempo, sono ancora giovane. No, non voglio assolutamente rispondere. Il mister ci dice durante la settimana tirate in porta, perché comunque può succedere di tutto, anche se non è un tiro preciso e potente, può succedere sempre di tutto. Mi sono trovato in quel momento lì perché il Varese era una squadra chiusa che si stava difendendo molto bene, quindi c'erano pochi spazi e potevamo solo trovare i tiri, provare con i tiri da fuori. Io mi sono trovato in quelle due occasioni, peccato per non averle sfruttate al meglio, perché tre punti erano fondamentali. Ma adesso guardiamo la prossima partita con l'Avellino, è una partita difficile, l'hanno dimostrato anche ieri, è una squadra molto compatta, solida, e sarà una partita molto difficile, ma andremo lì per cercare i tre punti. Gio CTS? Sì, volevo chiederti, il fatto che ti conoscesse già Iachini è stato un vantaggio, perché mi fa piacere che hanno andato subito in campo, tra l'altro ti seguivo anche già da tempo, perché mi piace sempre guardare i giovani, quello che facevano, quindi sono stato esperimento. E poi volevo chiederti, attualmente in una squadra come la Roma è stato un grande capitano, ti ha insegnato qualcosa, ti ispira un po' a lui e vorresti diventare come lui? Sogno Totti è il sogno di diventare come lui, è il sogno di ogni bambino romanista, romano. Sicuramente quello che ha fatto, quello che sta facendo è unico, immenso, e farà ancora tanto per la Roma, perché come lo stiamo vedendo è fenomenale. Invece per il fatto di essere stato già a disposizione di mister, e quindi ti ha avvantaggiato. Sì, il mister già mi conosceva e quando è venuto mi ha dato subito la fiducia, mi ha messo titolare nella prima partita, che comunque era un momento delicato per la squadra, che comunque ha cambiato allenatore. Però è andata bene e lo ringrazio, il mister, ringrazio il direttore che appunto mi ha voluto fortemente in questa squadra, che mi ha cercato da inizio estate, quindi ringrazio lui e cercherò di ripagare la fiducia che mi hanno dato. Altre domande? Esatto, ancora? Insieme a Belotti siete un po' il futuro che avanza, siete un po' la rivelazione di questo inizio stagione in Palermo, in Under 21 insomma si dice un gran bene di voi. Ti aspettavi soprattutto che Belotti avesse questo impatto dirompente sulla vita? Andrea è un grande calciatore, lo sta dimostrando. Anche in Under 21 sta facendo molto bene e ha fatto pochi minuti se non sbaglio, ma ha già fatto due gol e un assist, quindi avrà sicuramente il suo tempo, si sta allenando benissimo, quindi penso che farà ancora meglio di quanto ha fatto adesso. Hai un obiettivo tuo personale stagionale, al di là della promozione? Non lo so, segnare qualche gol, quanti? No. Un numero di presenze particolari? No, ho visto che la categoria è molto difficile, quindi penso solo alla promozione con il Palermo, poi quello che succederà personalmente sicuramente è un qualcosa in più, ma puntiamo tutti alla promozione. Altre domande?